Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con il solito appuntamento con le news della settimana. Questa è stata l'ennesima settimana in cui purtroppo mi sono dovuto incazzare con Hottoys perché ne ha combinato un'altra delle sue e fra un po' andremo a vedere che cosa. Stavolta è abbastanza grave la cosa. Vi invito intanto a mettere mi piace al video, sapete che non ve lo chiedo mai, però per me è un grandissimo aiuto sia per diffondere il video sia appunto per far iscrivere più persone e crescere come community e espandere questo universo delle 1 a 6 anche e soprattutto in Italia. E rimanete fino alla fine del video perché ho un importante annuncio per quanto riguarda la live di domani sera. Adesso cominciamo, una notizia buona, una notizia cattiva. La notizia buona, come potete vedere a schermo, è che è uscita la moto di Kamen Rider. Stavate aspettando tutti questa notizia, immagino. Bella, ma sti cazzi, sinceramente, Kamen Rider penso che sia uno dei pezzi che abbia venduto di meno qui da noi. Quindi, l'altra notizia buona, ragazzi, ovviamente stavo scherzando, è la release finalmente dello Spider-Man di Tom Holland tratto da No Way Home con la suit classica Red and Blue, che secondo me è bellissima, pezzo che ho preordinato, quindi arriverà ovviamente sul canale. E non vedevo l'ora di poterla appunto toccare con mano. Fra un po' arriverà, mi auguro. Ha un head sculpt completamente ridisegnato, nuovo, abbastanza somigliante. Vedo che la fattura è abbastanza buona. E qui sorgerà il dubbio appunto se esporlo con o senza maschera, ma penso comunque che andrò a seguire il consiglio del buon Cap e lo esporrò con la maschera, ma prenderò un body aggiuntivo custom per poi ricreare una sorta di Tom Holland appunto in borghese, non nelle vesti di Spider-Man, perché quell'head sculpt è troppo bello per essere lasciato dentro la scatola. Quindi, raga, non mi soffermo troppo su Spider-Man, vi dico giusto due dettagli, qualora l'aveste perso, magari siete ancora in tempo per prenderlo. Ha 28,5 cm di altezza, 30 punti di snodo, soliti accessori con la maschera, varie paia di mani, ragnatele, è uno Spider-Man a tutti gli effetti, è tratto appunto da No Way Home, dall'unica scena che dovrebbe essere quella finale, se non mi sbaglio, in cui appunto si vede lo Spider-Man di No Way Home, Tom Holland, con i vestiti classici, diciamo, con il vestito rosso e blu normale. E come vedete, la basetta è la classica basetta esagonale con il logo di Spider-Man, sfondo blu e ragno rosso. E niente, la funzione appunto degli occhi che possono essere ruotati. Non mi ricordo se questa è la prima volta su un head sculpt di Tom Holland, ma credo di sì. Quindi questa è l'innovazione, diciamo, dell'head sculpt, oltre ovviamente alle fattezze. Quindi è già uscito in Oriente, ovviamente, qui in Italia dovremo aspettare le solite settimane, se non mesi, però arriverà sul canale. Disponibile nell'edizione normale, che qui su Sideshow viene chiamata Collector, ma è la versione standard in realtà, o nella versione deluxe o deluxe con il dioramino del tetto innevato. Nulla di particolare, io ho preso quella standard perché questo diorama non mi faceva sinceramente impazzire. Ora, veniamo a quella che è la novità più importante, più incazzereccia del video e della settimana. Dopo che la settimana scorsa ne abbiamo parlato nel video appunto delle news della settimana di domenica scorsa, Hottoys aveva flexato i suoi power-up, i suoi upgrade al Batman dell'Armory del terzo film, quindi The Dark Knight Rises, scusate, non mi veniva. Aveva flexato tutti questi upgrade. Guardate che rispetto alla DX19 abbiamo fatto una cosa incredibile. Adesso è veramente figo. Prima faceva cagare, cosa che non è vero, però ok, hanno fatto gli upgrade andando ad attingere un pochino anche da quello che è il mondo custom. Hanno upgradato secondo loro il volto di Christian Bale, che secondo me invece no, però. E quindi hanno fatto questo upgrade e hanno deciso di flexarlo appunto nel video, la settimana scorsa, no? Ne abbiamo già parlato. Questa è la versione Armory del Bruce Wayne, appunto, di The Dark Knight Rises.
che ha la caratteristica di essere trasparente e ha questa sorta di ibrido tra un'action doll e una statua, in realtà è praticamente una statua, con Bale, con Bruce Wayne, con le braccia conserte e il tutore al ginocchio. Quindi, questa era l'upgrade. Ora, questa settimana, Hot Toys ha ben deciso di rilasciare, di annunciare, questa Batman Armory, un'altra Batman Armory 2.0 con Bruce Wayne. Ora, questa è quella di The Dark Knight. Quindi, non capisco appunto questo 2.0 per cosa stia. Le ipotesi sono diverse. Allora, non è la 2.0 di quella che abbiamo appena visto, quindi di quella tratta dal terzo film. Mi verrebbe da dire che potrebbe essere la 2.0 tratta appunto dalla vecchia versione, non so se ricordate, della Batman Armory, che era un pezzo favoloso, con Bruce Wayne ed Alfred. Quindi questa è una 2.0 ma senza Alfred. Quindi secondo me è già assurdo che abbiano avuto il coraggio di riciclare l'ennesimo pezzo in questo modo, dopo che appunto abbiano annunciato gli upgrade nella versione del terzo film proprio settimana scorsa, e adesso ci vomitano addosso ai collezionisti questa roba qui. Che figa, eh? Lasciate perdere, adesso non andiamo a vedere i dettagli e quant'altro, perché adesso vorrei soffermarmi più su questo aspetto. Allora, il volto di Bale secondo me è come sempre cannato, non è riuscito per niente, non è lui, secondo me, cioè lui assomiglia ma non è il volto fatto bene. La versione di Batman invece ha avuto i giusti upgrade, quindi mi sembra parecchio migliorato, insomma. Però chi compra l'armory, raga, giustamente vuole vedere l'armory completa con il costume, almeno di solito, perché il pezzo figo è proprio quello, vedere l'armory con il costume all'interno. Quindi avremo, ok, Bruce Wayne nel suo completo, diciamo, elegante. Però ecco qui, intanto la vediamo chiusa e aperta, però io davvero non so cosa dire. Sarà alimentata USB, tutte le lucine, le cose, va bene, io non so cosa dire. Cioè, questo secondo me è un colpo basso per tutti i collezionisti, perché va ad abbattere il valore di tutti i pezzi che c'erano prima, della DX19, di tutto il resto, della Batman Armory stessa, e soprattutto mette in difficoltà anche tutti i venditori, perché adesso, giustamente o meno giustamente, non lo so, a meno che non c'è il fanatico che vuole l'armory del terzo film, l'armory del secondo film e l'armory del primo, eccetera eccetera, quelli che avevano preordinato l'armory del terzo, quindi quella con la vetrina trasparente per intenderci e il Bruce Wayne con le braccia conserte, adesso toglieranno il preordine probabilmente in favore di questa, che è più completa, più bella, credo, non so, non riesco a giudicare sinceramente. E quindi non capisco questa mossa. Tra l'altro, quella trasparente non è nemmeno ancora uscita, è stata rilasciata e dopo, cioè è stata annunciata e dopo un anno ecco una versione 2.0. ok, si possono attaccare al fatto che non sia dello stesso film, però secondo me è qualcosa di assurdo. Quindi il collezionista qui viene proprio preso per il culo. Secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra al momento, è un riciclo sul riciclo, perché ovviamente qui non hanno fatto altro che prendere gli asset dell'armory precedente e della DX19 e di tutto il resto, l'hanno attaccati e si sono fatti l'armory nuova. Quindi non lo so, poi adesso non mi voglio soffermare troppo, raga, ne parleremo meglio in live, nella live di domani se volete, almeno ne parliamo in diretta. Però ecco, io sono molto deluso da questa scelta. Hot Toys avrebbe la possibilità di fare 1000 personaggi, Pinguino, una Catwoman fatta bene, avrebbe, parlando del mondo DC, poi non ne parliamo di tutto il resto, dei vari Terminator, delle varie cose che la gente gli chiede a gran voce e ancora non fa.
Però sta riciclando sempre gli stessi brand, abbattendo i costi di quelli precedenti, quindi il collezionista, cioè, praticamente ogni pezzo perde tutto il suo valore. E questa cosa, sinceramente, raga, non mi piace per niente. Quindi, piccola polemica chiusa, adesso andiamo a vedere magari due dettagli al volo. Tratta appunto l'armo ritratta da The Dark Knight. Abbiamo due porte che sono apribili, le funzioni LED, vari comparti con la possibilità appunto di inserire tutte le varie armi, qui c'è tutta la lista che non vi sto a leggere, vari accessori, abbiamo cioè il Batman completo con il costume, con il cappuccio e tutto il resto e poi ovviamente l'altro body con il costume, diciamo, il completo elegante. È tutto qui, quindi fatemi sapere voi che cosa pensate di questa cosa. Il prezzo indicativo su Sideshow sarà di 5,37, anche se io avevo letto 3.600 dollari di Hong Kong, che sarebbero stati più o meno un'ottantina di euro in meno rispetto al prezzo che è riportato qui. Quindi poi vedremo quali sono i prezzi ufficiali, poi anche per quanto riguarda l'Italia. Poi, ultima novità abbastanza importante è che appunto Toys ha rilasciato il solito piano delle release nei prossimi mesi. Tutto quello che vedete qui, quindi Batman 89, Darth Vader di episodio 6, i vari Avatar, Thor, Anakin, Guardia Imperiale, eccetera, eccetera, tutta la parte anche dello Spider-Man, insomma. Anche Marvel DC c'è un po' un miscuglio, è bene così, c'è diversa roba anche che io ho preordinato. Tutto ciò verrà rilasciato nel corso dei prossimi mesi. Non pensate che in un mese avremo tutta questa roba, ma questo è un piano, come è stato come per la scorsa volta, che probabilmente porterà a circa 5 o 6 mesi di release. Poi andiamo come al solito, se il computer me lo permette, a vedere il sito del Colosso dei Nerd per vedere le ultime uscite. Intanto, ragazzi, di questi fatemi sapere voi che cosa avete preordinato e che cosa aspettate di più. Io personalmente ho Batman 89, versione standard, Anakin tratto da Episodio 2 e Spider-Man simbionte del videogioco Marvel Spider-Man 2. Il resto non ho preordinato niente, però c'è diversa roba che cercherei di recuperare anche dopo la release, come ad esempio questo Vader che mi è rimasto qui, Lady Thor probabilmente e tutta la parte dei Guardiani della Galassia che però per adesso non ne ho nemmeno uno, ma mi piacerebbe tantissimo avere la squadra completa. Ora andiamo, come vi dicevo, un paio di secondi sul Colosso dei Nerd, dove vediamo le ultime novità. Eravamo rimasti avevamo visto appunto Darth Sidious, che è il prezzo uscito del preordine, 289 euro. Vediamo diverse Marvel Legends su Wolverine, veramente fighe, guardate anche gli Headsculpt, sono fatti benissimo. Poi l'Iron Man Mark IV di DLX. Poi, cosa importante, è l'Eternal Toys che ha annunciato la Catwoman, Cat Lady lo chiamano qui, va bene, e probabilmente senza licenza, Catwoman in scala 1 a 6, a un prezzo veramente molto accessibile, dategli un'occhiata sul sito, raga, perché è veramente bella. Poi, non ho capito perché il computer non mi carichi gli ultimi annunci, perché è uscito ovviamente il preordine importantissimo di Ron della Einhardt al prezzo di 4,15 per la versione standard e 5,25 per la versione artisan, diciamo deluxe. Molto molto interessante questo Ron per tutti i fan di Harry Potter, già ne abbiamo parlato anche nelle news della scorsa settimana, quindi fateci un pensierino. Detto questo, raga, come al solito io vi saluto, fatemi sapere cosa pensate voi di questa vicenda, con calma, qui sotto nei commenti. E ricordatevi che domani andiamo in live alle 9:30 domani sera e ospite eccezionale, per la prima volta mostrerà il suo volto al pubblico.
ci sarà il Colosso dei Nerd, appunto. Quindi non mancate l'appuntamento, ragazzi, siate numerosi in questa live. Faremo qualche domanda, gli chiederemo anche a lui cosa pensa di questa vicenda della Batman Armory e di tutto quello che è il mondo Hot Toys di questi ultimi tempi, insomma, tutto quello che sta succedendo. Potrete chiedergli quello che volete con calma, ma è sempre una buona occasione avere un ospite del genere in live. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate. E detto questo, buona domenica come sempre. Ci vediamo quindi domani, oppure per chi non ci sarà domani, raga, a un prossimo video. Ciao raga, a presto!